Ciao a tutti, bentornati a The Invincible, da me da Len. Ciao Len. Ciao, ciao Lara, ciao a tutti. Dal bambacione che sta qui e da quest'altro bambacione, quell'altro che camminava... L'allegato. Non lo vedo. Esatto. Dunque, nello scorso episodio, dando retta a Yasna, che diceva di aver visto un essere umano, effettivamente abbiamo trovato questo tizio qui, che è veramente antipatico, posso dire? Sì. Cioè, proprio antipatico. Adesso però ce lo dobbiamo fare amico, giusto Len? Esatto, quindi dobbiamo trovare il giusto discorso da... così che lo interessiamo talmente tanto che... Esatto. Allora, da dove vuoi, visto che tu sei quella che traduce insieme ai cani, non so se... Ecco. Proviamo a chiedere della barba che ha questo... Cominciamo questo da lui, quindi. You've been coming here long? Siete qua da tanto? Non ci niente. Risponde. che vuoi chiedere? Scegli tu adesso. No, scegli tu, scegli tu che... Allora vai su qualcosa lì attorno a lui. L'Usca Condor, che cavolo è? Usca Condor. Condor? Condor what? You. Are you from Condor's crew? Yeah. Ah, vedi? È l'equipaggio del Condor. Sì. You're talking complete nonsense. What do you mean? Porca miseria, ne avevano parlato quando... all'inizio del gioco che del Condor. It was supposed to be the Invincible. Ypsilon. The Invincible was supposed to be here soon. Not Condor, ecco perché. Not now. Where did you get this information from? From intelligence. There you go. Will you finally admit what you were up to here? Mi sa che abbiamo azzeccato subito l'argomento giusto. Sa di sì. Che gli dico? Fai Ypsilon. Stavamo semplicemente esplorando il pianeta. Non... A small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason we landed here. No way. This planet is a complete corpse. According to estimations, it should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Non ci crede. Gli abbiamo detto che siamo qua solo perché per la flora e per la fauna, ma lui non ci crede, che effettivamente ha anche ragione, perché cioè Astrogator ha dimostrato insomma di avere anche altri interessi. Ma proviamo a chiedergli delle sigarette, non lo so, proviamo. Ma effettivamente se è da tanto tempo tutte queste cicche, cioè comunque le sigarette saranno pure finite, no? Do you smoke? I would if I hadn't run out. E infatti le ha finite, c'hai ragione. guarda come lo tenta adesso. Tiè, fuma, che te fa bene. E thank you, o puoi pure dire, That's good brand. Koval always smoked them. Adesso lui gli chiede chi è Koval. No, non gliene frega niente. Niente. Proviamo a chiedere qualcos'altro. No, niente, non ci sono input. Non c'è più quindi... argomento di conversazione. Però abbiamo scoperto un po' di cose. Questo è il Condor, porca miseria. Non è l'Invincible. Ok, dai, adesso e ce l'abbiamo appena detto. Che gli dico? Non stavo mentendo, fai X. I'm sorry, but I wasn't lying. We're just scientists who've had awful luck. Our intelligence, your intelligence. Our orders, your orders. It's all gone to hell, Rhaetra. Now we need to focus on the people. I know what's wrong with them. Should I expect them here? Your people? I'm the only one left on the surface. The Astrogator stays in the orbiting dragonfly, and there's no contact with the rest. If you lie, you only harm them. Several dozen of our men set off with me lost to Condor. If they find more Commonwealth spies, they may be less sympathetic than I am. I'm not lying. Cioè, voglio dire, ma sei dirglielo prima o poi. I'm telling you this for the last time. I didn't lie. Botta un cazzotto. Ti parto di capoccia, Via qua, che ti do una capocciata. Cretino. Quindi adesso ci farò un'altra domanda. Sicuro. No, ma dico, prenditela con calma. The last time. Ci dà da bere. Che adesso
Dai che ci alcolizziamo, forza. Ah, vabbè. È acqua, vabbè. Ecco, dicevo io. Decidi se bere o no. Eh sì, thank you, dobbiamo far vedere che ci fidiamo se vogliamo farcelo amico, no? Dai, speriamo non finisca come in Heavy Rain. Speriamo. Oh, I needed that. Adesso muore. Ma no! Ah no, pensavo che stava svenendo. No, dobbiamo finire la conversazione con lui. Adesso gli racconta come è successo tutto sto macello. Sento un anch'io. Oh, ma lo senti? Eh sì, secondo me l'hanno fatto apposta. Nice try. We'll do as follows. Arctan will watch over you. And I'll keep an eye out for Milos. Ah, adesso ci lascia il robot a controllarci. Lui va a cercare aiuto e poi ci... Ma come va? Va. Chi va a cercare aiuto? Allora, no, non ho capito se lui resta qui. Ah, ok. Il robot resta qui a guardarci. Lui dovrebbe andare a cercare... aiuto, se ho capito bene, non so per far cosa, esatto. Aspetti, se n'è andato. O è lì che dorme, boh, non lo so. Ah no, quello lì è quello... Che fai? Vedi? Vedi, non ci fa muovere. E dice che quando torna poi noi gli dobbiamo far vedere sta nuvola delle mosche. Eh sì, adesso certo. Comincia a tirare. Tirala lui. Così si sveglia. Yeah. Oh. Ah, devi andare a salvare. Abbiamo fatto bene. Boh, puoi alzarti adesso perché lui ha delle priorità. Perché mica che gli hai fatto male a quello lì. Quindi noi dove possiamo andare adesso? Ok, a guardare qui. Poi? Ok, usa un sedativo. Quello è rotto. Ah, quindi la stava prendendo in giro. Devi uscire di qua. Sneak out, prova a ritornare indietro e vedere se riesci a andartene, perché tanto il robot è impegnato. Dai. Niente, ci stava prendendo in giro allora. Perché quello lì, quel coso lì era rotto, non poteva comunicare con nessuno. O magari ho capito male io, perché l'ha chiamato cretino, gli ha detto che cretino ha detto. Vabbè, vediamo che sta facendo. Ma fuori, forse sta fuori di testa pure lui, scusa. Beh, quello sicuramente. I escaped. Doctor, what a relief. I'm near their hideout. Though I intend to change that as soon as possible. There. Have you met Spluskas and Lendl? Yet. Oh, tutto acceso. I didn't know their names. Sai i nomi, eh? Ah, ok. Adesso devi spostarti il più lontano possibile dalla... Giusto per di qua. Mamma mia, è pure notte. Eh, sì. Deve chiederti qualcosa. Cos'è accaduto nelle ultime ore? Ma vattene a fanuovo. Non ti ha fatto del male. Oh, madonna. Che dico? I spoke. F.I.A. I spoke to Roy Hit. Madonna, c'ha dei cali di FPS pazzeschi. What do you make of this man? What kind of person is he? Che è distrustful, non si fida. Ypsilon rough on the edges, it was impossible to get along with him. Then we need a new plan. Yeah, seems so. Although I could use some rest. Vuole riposarsi, giustamente. A night, rough couple of days actually. Sorry doctor, but you'll have to get away from there first.
che ha detto? Dobbiamo andarcene da qui. Ah, prima dobbiamo andarcene lontano da qui e poi sì. Si potrà riposare. No, ma BM apprende, basta, non me ne può fregare di meno. Qui c'è un matto o altri due matti. Ma lei mi sa che non ha questa idea, perché qui E ancora... allora poteva rimanere lì e scoprire di più. Dice che dobbiamo cambiare piano perché questo qui non si fida di noi e quindi è impossibile diventare amica sua. Perciò bisogna trovare un'altra... Hai visto le stelle? Cascano delle stelle cadenti ogni tanto. Guarda. Sì, è vero, guarda. Fantastico. Esprima. Sì. No, io non esprimo. Oh, c'è un tunnel. Mm-hmm. Ah, c'è un tunnel lì. Okay. Non è che... Non è che puoi materializzare il triciclo? La rugola? Ah, glielo sta raccontando. Vedi, quindi alla fine non eravamo così, non avevamo sbagliato. Che dico? Y. Y, sì. Non abbiamo un altro piano. Voglio andare lì. To Condor. Yes, their scientists had the equipment and time that we don't have. They could have discovered something important unless they flew away. Praticamente hanno mescolato, cioè hanno fatto casino coi tempi di atterraggio e si sono confusi tra la Condor e l'Invincible. Però l'Invincible è venuta qui, secondo me, e la Condor è arrivata dopo. Vabbè, comunque dobbiamo seguire la strada per arrivare alla Condor. Ok, dobbiamo passare di qua. Sì. Però deve trovare un'altra strada. Sì, ecco, troppo... Abbiamo trovata. Sto giro l'abbiamo trovata subito. Okay. Dai. E probabilmente lo perderemo adesso perché andiamo sotto il tunnel. Vabbè. E si scivola! No. Ma se scivola come prima! Yeah! Comunque prima o poi ce lo ritroveremo davanti quel cretino, sì. Perché sarà qui da qualche parte. Beh, insomma, ci si sente abbastanza male, eh. E beh, ma con tutta sta pietra, cioè... Oh no, vabbè, che cioè, ma come palle, si ma fa? Yasna, ma il... Le... potere del silenzio non lo conosci proprio, Ma gli piace tanto sta canzone. Oh. Ah, non vedi che c'è? No, vabbè, Yasna, sei un fenomeno. Un fenomeno! Oh my god, chi è là? Non lo so. Ma là c'è qualcosa, devo andare a vedere. Guarda, il filo! Ah sì, ah, è vero. Vedi. Se lo sto portando dietro. Che cos'è? Un microfono. Una telecamera. Ma lei non dice niente, ho trovato un filo. E dove va sto cavo? Oh mamma. Devo andare a vedere, scusa. Eh sì, giustamente. Magari se facciamo una scoperta... Sei rimaste qua. No. Sì, perché niente. Non sale. Cioè, niente. Per te è niente. Un cavo che... Vabbè. Un cavo che pendula, che lo trovi così, qui. Simile a quello dove ti ha portato il pazzo. Vabbè. Non è neanche normale trovare un rover qui. Che non c'era. Mi sa che non è roba nostra, cioè nel senso lo stiamo rubando. No need to turn back. I found Rohitra's rover. Ah, ok, è proprio quello di Rohitra. Perfetto. Ok, ma tutta questa storia non ha senso. Dobbiamo dove seguire sta, la però? Strada verso il Condor, Che chissà dove l'hanno parcheggiato il Condor. Allora, ma poi chissà se è vero che aveva i contatti con un astrogator del Condor. Quella parte lì non mi è sfuggita, non ho capito. Oh,
Ecco, ecco. Tunnel, di là. Che cosa sta facendo qui il Condor? Non lo so. Infatti, Rohitra non ha detto niente. E no, non ha detto niente perché non si fida, non si fida. Cioè, ma io dico poi, no, stai per non so quanto tempo con due che in pratica cioè, stanno fuori de... E trovi il primo essere umano dopo non so quanto tempo e non ci parli. Cioè, sei così diffidente. Ma secondo te che è venuto a fare qua? Sì, ma poi soprattutto, cioè, cosa hai da perdere? Tanto la situazione cioè, è già assurda. Io sarei stata contenta. È ovvio che pure lei è un astronauta, no? Mo' dove vado? È qua. Cioè, è ovvio, cioè, questo non è un bar, è un pianeta. Se poi ti faccio capire che conosco la situazione, conosco tutto, ho capito diciamo di chi fai parte, almeno ma tutta questa diffidenza, eh. Cioè boh, non è normale, secondo me. Andiamo a continuare. Sì. Seguire dritto. È proprio qui che si perde, capito? In questa cosa. Un pochino. Oh, dove? Di qua. Sì. Mi si va a perdere. Sì, perché è troppo. A meno che poi non ci dicono che pure lui è fuori di capoccia perché. Qua? Dobbiamo interagire? No. Non credo. Ah, sono. Ah, ma sono container dove c'erano dentro le. Dove c'erano dentro le mosche. No, qua si chiude. Ah sì? Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo andare a sinistra. Sì, sì. Ok. Yes, sir. Diga. Yes. Yes. I just need a moment to think. Stavo un attimo pensando. Che ha fatto delle cappellate. E adesso vogliamo tornare su, ci mandi la capsula. Doveva tornare su tanto tempo fa. I've driven to the place where they were stationed before they set up the base. Do you want to stop? Mi fermo qua. Guarda, il robot. Ah, guarda, sì, c'è il robot. Scendo. Sì, lui ci ha chiesto se volevamo fermarci. Okay. Evidentemente. Maybe I'll find something worthwhile. Ma in realtà io me ne volevo andare. Sì, infatti. Allora, qui non c'è niente tranne le sigarette. Va bene. There's several options here. Ah, ce ne sono diversi. Yes. I wonder for how long. Non so da quanto tempo stanno lavorando, chissà. Non è che so. Questi continuano. No. Non credo, questi no. Qui possiamo entrare? No. Salve. Continuando a fare come se io non ci fossi, eh? Lei non lavora? Sfaticato. No, lui. C'è un uomo lì. About us, Astrogator. Humans. Oh, lì c'è la sonda. All this so-called life is so fragile. Compares the lifelessness of machines. So you found more bodies. One. Sì. Is it Milos? Può essere. Qui non si vede. Cioè lì non. Rohitra. Non... Allora quella sta là. Vediamo se si può entrare qua. Sì sì. No. Però temo che non si possa entrare da nessuna parte. No, penso che non possiamo andare proprio da nessun'altra parte. Era giusto per spippolare un po'. Ma la sonda non riusciamo ad avvicinarla in qualche modo? No. No. Ok. Lì c'è un altro... Eh già. E niente, dentro a sti cosi non si può entrare, quindi... Allora mi sa andare. Che dobbiamo proseguire. Sì, sì. Damose.
Aspetta, almeno non possiamo entrare qua dentro. Bravi, uno lavora e l'altro sorveglia quello che lavora. Qui ci stanno le mosche. Mi sa di sì. Ah, attenzione. Ecco. Aia, oddio. Vai, andate rapinato. Adesso, mentre Len... Io vi posso dire come l'altra volta in spagnolo... Therapist notes dottor Pepos. Pepos è proprio il nome, quindi non posso tradurlo in spagnolo. Però provo a andare giù. Provo a andare giù, sì. Mazza, sì, hai letto? Giù, vediamo. No, voglio fare un... perché secondo me sono tutte informazioni di cui noi non ci facciamo niente. Mazza, oh, con quanta lentezza. Ecco, siamo arrivati alla fine. Sicuramente al sul finale c'è un recapino che adesso ci fa Len. Lì c'è scritto che c'è l'energy black drink. Ma io adesso, vabbè, ho letto così molto vagamente, sì. Però qui è tutta roba, a me non sembra che a noi serva. No, 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 niente, dai. Erano studi che facevano, penso, quelli del Condor. Quindi sì, deve essere uno scienziato. Ecco, che dice? Ah, no, madonna, questa sono le stesse cose. Lei non commenta mai niente. Ah, attenzione. Si accende. C'è una registrazione. Attenzione. Ma che? Sta parlando con un altro, però, vedi? Allora c'è qualcuno. Milos è quello morto là in mezzo alla sabbia. Ah, ecco. Ah, giusto, questa è una registrazione. Sì. Vi fermate? Questa mi sa che è l'ultima registrazione. Ah no, allora quello è Pepso. Ah no no, quello lì in mezzo allora è Pepso. Ah ok, allora sì, stava parlando con Milos veramente. Sì sì, è quello che gli ha detto poco tempo fa. Sì sì, allora, allora sì, parlava con quello che stava qui. Quindi qui c'è qualcosa. If Milos kept going, so should I. Agreed. Sì, se ne deve andare. Deve continuare la strada verso Condor. Però dobbiamo anche cercare di non incrociare Milos a questo punto. A questo punto penso proprio di sì. E dove stava quell'altro? Scusa, ora c'hanno un'altra base. No, quell'altro stava qui e adesso se n'è andato perché probabilmente magari è venuto qui anche Rohitra e l'ha portato, perché lui ha detto vado a cercare aiuto e poi ci fai vedere questa nuvola di mosche. No, qua dobbiamo andare giù. Noi siamo arrivati dall'altra parte, adesso stiamo seguendo la freccia. Ah, sì, sì, bene, 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 perfetto, perfetto, ok. Mamma mia, questa mappa. Terribile. Barzellette. Follow the Alliance Transport. De qua? Yes. Guarda quanto hanno scavato. Poi vado di là. Yes. Dovrebbe essere di là, sì. Qua dice Alliance però, dall'altra parte diceva Condor. Poi invece segui la Alliance. Chi se ne frega? Sì, sì, no, infatti. Lì dove era. Sì. No, devi guardare che cosa sta bloccando la strada. Maybe you can go around the field. I'll check. Deve vedere se riesce ad andare attorno al campo di forza, perché in mezzo. Qua poi dobbiamo lasciare il mezzo.
Non ci passi, eh? Boulders are blocking the way. So even if I turn the force field off, we still can't proceed. Sì, even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Vabbè, ma tanto il rover te ricompare. Please keep looking. E dove dobbiamo andare? Lì vicino diceva che c'erano dei passaggi stretti. Probabilmente si deve infilare vicino a questo campo di forza. Lì c'è un trasporter. They're here. Ah, ok. Standing still in front of the force field. Is that Milos convoy? I'll confirm. There's someone inside. More than one. C'è qualcuno dentro. Two. Due. E allora sono loro. The transporter. Ready yourself for the worst, Doctor. E che gli dice vattene? No, infatti, dice preparati al peggio, grazie. O magari sono morti. Magari è quello qua che intende. Prova. È l'unica porta, mi sa che è questa. I'm going in. Ma io avrei detto, c'è nessuno? Prima di entrare. Still, no one here. They must be in the back. Non c'è nessuno, forse sono sul retro. Proviamo ad andare sul retro. The door won't budge. Power's off. Non si apre. Devi rimettere, esatto, devi trovare un modo per aprire la porta. O forse devi rimettere la corrente. Che succede? Si muove? Si è riattivata. Prova adesso ad aprire la porta. Ok. Ah, mamma mia, un po' di luce, tutto buio. Non mi fa fare niente. Aspetta, forse devo fare qualche altra cosa? No? Forse si apre da sola? Ma non credo. Ma non mi dà nessun input. No, infatti. Not exactly. Ah, questa? The inner door is still locked and the outer door is just shut. Ho capito, ma sì. Ah, ecco, si è chiusa la porta per uscire e non si apre questa qua. Ah, ok, adesso okay. Si apre. Qua è più di una. Porca miseria. Sì. No. Madonna. È una bara, questo veicolo. Ah, sì. Una tomba. They were all crammed in here. In the heat. Sono morti qua dentro, nel caldo e nell'oscurità. Beh, ma tanto ci hai mandato tu a guardare. Cioè, sono tantissimi. Sì. Tutti stipati qua dentro, mamma mia. È started automatically. Hello, Condor. This is Rohit Rupin. It's day 26, time 805. Quindi erano quelli che stava cercando Rohitra, questo. Questi qui, e lui non li ha mai trovati, li abbiamo trovati noi. Sì. Dobbiamo andare giù di qua. Ma dobbiamo continuare dritti? Sì, sì. No, da questa parte. Credo di qua, dove stavi andando. Ah, devi... Ah, fa Y, mi sa che... Ma qua non ci posso andare io. C'è la bolla. Posso andare sopra? No. No, io credo che devi andare di là. Sì, dove stavi andando? Perché sei uscita da fuori, da lì dietro. No, la freccia dice che dobbiamo andare nel senso opposto. Però c'è scritto set up a follow up plan, perché quindi devi pianificare cosa fare dopo. Vediamo quando hanno finito di parlare tutti quanti. Infatti. No way. I'm not going back there. I'm still searching for the missing crew. Let's change the channel. Ah, ok, finalmente. Talk to someone else.
ci cambia il canale perché era insopportabile. Praticamente questa registrazione di Rohitra continuava ad andare avanti, avanti, avanti. E sono qua da centinaia di giorni, diceva. Mamma mia. Perché appunto Rohitra li cercava ma non li ha mai trovati, a quanto pare. Prova ad andare giù di qua a vedere se c'è qualcosa che dice lei quando arriviamo lì. Perché deve fare questo piano di... cioè, deve decidere cosa fare dopo, ma ancora non si sa. Ma è scomparsa la sonda? Ah, no. No, quello sarebbe il... sì, vabbè, forse puoi passare di là. Sarebbe il coso che fa questo campo magnetico. Dovresti passare attorno, credo. Sì, pare che sale molto faticosamente, con tutta la sua lentezza, ma sale. No, non sale. Niente. Più no. Si è fermata, no, anche perché capo, lì basta. Che no lì non finisce, però one step at a time, avanti. E niente, allora mi sa che c'è da trovare il modo di creare questo piano, cioè di metterci lì a ragionare su cosa fare dopo, ma non ho capito allora, quando. Allora, però, siccome il gioco ha salvato, io direi che per oggi ci possiamo anche fermare qui, cioè proprio bellamente. Io andrei di sopra di là. Ma perché sento dei rumori? Ma non ci vuole andare. mi sa che è ancora la questo campo di forza, forse che. Ah, ma sento zzzzzz. Sì, infatti. E niente, quindi... ah, vedi, qua c'è un passaggio, Len, vedi? Qua. Forse sì, bisogna continuare qua. Di qua. Credo che sia un passaggio. No, giusto per capire. No, non è un passaggio. No, vabbè. Vabbè, lo scopriremo la prossima volta. Ah, eccolo là, il passaggio, vedi? Ecco. No, mi sa no, che non è, non roccia. È un'altra roccia. Niente, proprio. Sì, focus, Yasna, focussati di te perché noi non vedevamo una ceppa. Però forse si deve arrampicare qua. Vabbè, lo scopriremo la prossima volta. Insieme a Len. E però che. No. Vabbè. E niente. Comunque penso proprio che, cioè, le cose si stanno complicando molto, devo dire. Sì. L'unica cosa che spero è che quei due pazzi che stanno qua sopra non ci facciano fuori Yasna, che già si è fatta fuori da sola. Secondo me, con le mosche. Secondo me ce n'è una nel naso, io insisto. Un po' tutti ce l'hanno nel naso, eh. Astrogate è più di una, sì, voi. Sì. Ecco, sì. E quindi niente, lo seguiremo qui la prossima volta. Quindi un saluto a tutti da me, da Yasna e da Len. E ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao.